Ciao a tutti, oggi andremo a vedere tutte le false morti barra abbonismo eccessivo di One Piece. Al primo posto troviamo Dorton, che con tre frecce giganti in corpo, svariate altre ferite e seppellito da una valanga di neve, dopo poco si riprende ed è quasi in grado di camminare. Sinceramente lo trovo un pelino eccessivo. Troviamo poi Igram, sopravvissuta all'esplosione della nave, non si sa bene come. Il prossimo è Pell, sopravvissuto ad un'esplosione con un raggio di 5 km senza neanche perdere un arto o comunque rimanere gravemente ferito. Segue il bambino che Mr. One non riesce ad uccidere, stiamo parlando di un killer professionista e senza scrupoli. Va bene che questo bambino serviva per la trama, però piuttosto fa in modo che non venga proprio visto da Mr. One, non ha senso che Mr. One lo noti e non lo uccida. Cambiando saga arriviamo a Bakaia, che sopravvive alla punizione divina di Enel. Allo stesso modo sopravvivono Sanji, Zoro, Usopp, Weeper, Kenfall, eccetera. È una punizione un po' del cazzo, sinceramente. Analogamente al bambino di Alabastra, anche Iceberg sopravvive dato che il CP9, un gruppo di assassini specializzati, fallisce nell'ucciderlo. Bel lavoro. Il prossimo è Zoro, che in condizioni già critiche sopravvive all'accumulo di sofferenza che gli viene lanciato contro da Kuma. Scena epica, sia chiaro. Però un po' eccessiva. Bastava che Kuma si limitasse a dire soffrirai le pene dell'inferno o qualcosa di simile. Non doveva specificare che sarebbe morto se poi non muore. In realtà su Zoro ci sarebbe un elenco infinito di situazioni in cui è sopravvissuto pur essendo in condizioni disastrose. Praticamente una per saga. Discorso analogo vale per la ciurma in generale, che sopravvive a qualsiasi cosa. Per quanto questo sia ovvio, dovrebbe esserci un limite. Non puoi far prendere 100 miliardi di milioni di volte ad un personaggio e poi farlo sopravvivere tranquillamente. Allo stesso modo non puoi cadere a centinaia di metri e stare benissimo. A parte Luffy, che è di gomma, ovviamente. L'ultimo dell'elenco è Barba Bianca. Sì, lo so, lui è morto. Spoiler. La sua fine l'ho apprezzata, ma personalmente mi ha dato abbastanza fastidio quando, dopo aver perso metà cervello, è andato avanti non solo a combattere, sembrando quasi più forte di prima, ma si è messo anche a parlare. Qua alcuni potrebbero dirmi che una cosa analoga accade in Naruto con Obito. Vero, ma per metà, nel senso che comunque Obito, dopo essere stato ferito, rimane fermo a terra e riesce solo a dire qualche ultima parola. Barba Bianca si scatena e sembra essere più forte di prima. Non è proprio la stessa cosa. Molte di queste cose si ricollegano anche al modo in cui i personaggi di One Piece vengono curati, in particolare le mirabolanti tecniche mediche di Chopper, ma di questo parlerò nel prossimo video. In generale, secondo me, in One Piece c'è più esagerazione nella resistenza dei personaggi rispetto ad altri manga. Per esempio, sempre tornando a Naruto, lì tende a morire molta più gente e i personaggi come resistenza fisica sono più reali, sempre nei limiti di un manga di questo tipo. Un esempio che mi viene in mente è Naruto che deve imparare a controllare il chakra per camminare sugli alberi. Facendo lo sbruffone rischia di cadere da un albero, esagerando facciamo che fosse alto 20 metri. Kakashi si preoccupa perché da quell'altezza sarebbe morto o comunque si sarebbe ferito gravemente. In One Piece cadono da un campanile e stanno benissimo. Un altro paragone che mi viene da fare è quando Luffy viene ferito da Lucci che gli trapassa la pancia. Di questa ferita nessuno si preoccuperà. Anche in Naruto succede una cosa analoga, quando però Naruto è già diventato Kage, controllato a Volpe 9 Code, è diventato il ninja più cazzuto di tutti. Non mi pare proprio la stessa cosa. Detto questo, il video finisce qui. Ricordo che queste sono le mie opinioni, eccetera, eccetera, eccetera. Vi ringrazio se siete arrivati fino a qua. Ciao a tutti e vi aspetto nel prossimo video.